Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, questa 26ª domenica del tempo ordinario, ultima omelia, vorrei con voi approfondire la seconda parte, anzi la terza parte, l'ultima parte del Vangelo, dove si parla dell'argomento purtroppo di scottante attualità degli scandali nella prima parte dell'omelia. Nella seconda parte, ieri è arrivato un comunicato con la stampa di Papa Francesco che riguarda tutti noi, per cui io devo doverosamente come sacerdote leggervi alcune cose che dovete intendere come sono, come un appello rivolto dal Papa ad ogni singola coscienza. Io chiaramente, sia come persona sia come Papa, come comunità, ne prendo atto e lo metteremo in pratica. Tra l'altro, mi dispiace dover fare un piccolo, il Signore mi perdonerà se questo è un piccolo gesto di superbia, perché alcune cose che chiesto di fare il Papa è da tempo che le facciamo, e tra l'altro cose che studio fare il Papa, per la prima volta saranno organizzate durante la settimana della Madonna del Rosario, qui, e riguardano proprio una cosa che studio fare il Papa, quindi sono piccole due incidenze che sapete, i poveri parroci ogni tanto ci incoraggiano un po', perché non è tanto facile anche per noi lavorare nell'attuale contesto socio-ecclesiale, diciamo così. Lo scandalo, che cos'è lo scandalo? Lo scandalo è un peccato pubblico, conosciuto come tale, che comporta come conseguenza cosa? La perdita della fede da parte dei piccoli. E con piccoli Gesù intende due cose: uno, i bambini. Guai a chi tocca i bambini. E poi quelli che San Paolo chiama i bambini nella fede, cioè quelli che hanno ancora una fede informe, piccola, non matura, che non sono in grado di fare un passaggio, no? Anche se quell'uomo di chiesa ha fatto questa cosa brutta, la chiesa non dipende da quell'uomo di chiesa, è un'altra cosa, quindi io ci passo sopra e non è che non vado più in chiesa per quella cosa brutta che ha fatto quell'uomo di chiesa, ma purtroppo per essere in grado di fare questo ragionamento ci vuole una fede adulta, perché ordinariamente questo non funziona, si vedono cose brutte e si pensa, ah, qua sono peggio di me e io me ne sto a casa mia. Ecco, questo è il problema. Allora, cosa dice Gesù su queste cose qui? Primo, sarebbe anzitutto meglio che ti metti una pietra da mulino al collo e ti butti nel mare. Voi forse le conoscete meglio di me, le pietre da mulino. Cioè, sta avvertendo, dicendo guai, capito? Quando Gesù dice guai, guai sono guai. Si può sfuggire dalla giustizia umana, si può pure sfuggire dalla giustizia ecclesiastica, ma dalla giustizia di Dio non si sfugge. Io quando sento parlare di tanti scandali, e mi dispiace che uno deve fare una considerazione su qualche uomo di chiesa, dico, ma questi hanno letto il Vangelo, ma ci credono o non ci credono? Io ho detto parola del Signore alla fine del Vangelo, non ho detto parola di Leonardo, tutti i parroci che hanno letto sul Vangelo oggi, ho detto parola del Signore. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. Voi capite che la mano, l'occhio e il piede sono soltanto le membra reali, ma sono significati simbolici, no? Che cosa simboleggia la mano? Le opere. Se è un'opera che fai da scandalo, fatti tagliare la testa piuttosto che farla, perché se scandalizzi quello di opere te ne vai all'inferno. La gente è l'inferno, capite? Quindi Gesù, che è tanto buono, dinanzi a questo diventa tanto serio. Se scandalizzi con le opere, vai all'inferno. Se scandalizzi gli occhi o con gli occhi, c'è bisogno di parlare? Oggi stiamo in un clima di pansessualismo, cioè pornografia pazzesca. Cioè a me la gente la dice, dove dice devo fare? Io voglio provarci, ma non lo posso vedere neanche una fiction. Una fiction poliziesca, che c'entrano le scenacce, invece dicono, non mi posso vedere in programma perché parolacce, volgarità, tutto spiano. Allora, voi sapete, domenica scorsa è stata la festa di Padre Pio, sapete Padre Pio che diceva? Padre Pio diceva, quando viene fatto un film di questo genere, c'è una roba di questo, questo Vangelo vale pure per chi ha messo un chiodo nel sedere. Non solo per gli attori che faccia si presentano davanti al nostro Signore, l'attore e le attrici, d'accordo? Ma anche per chi ci ha messo un chiodo.
Non si scherza su questi argomenti. Gli occhi e i piedi sono il simbolo dei desideri. Voi capite che certi peccati nascono da desideri perversi. Desideri perversi vanno stroncati sul nascere e non vanno coltivati. Quindi, attenzione, perché non pensiamo soltanto, capite, San Paolo dice anche solito, dice chi crede di stare in piedi, badi di non cadere. Ora faccio un esempio, certamente gli scandali grossi sono scandali grossi, però poi non succede. Un genitore, per esempio, Dio non voglia, facciamo un esempio che speriamo non accada, dice una bestemmia davanti a un figlio, e che cos'è questo secondo voi? Non è uno scandalo? Certo che lo è, perché un povero ragazzino, se dovesse Dio non voglia sentire il genitore bestemmiare, capite? Che cosa pensi? Un genitore, quello che dovrebbe dargli la fede. Potremmo fare esempi anche più cattivelli, non vorrei qualcuno. Un genitore che c'è figli piccoli, che ha promesso quando ha battezzato il figlio, che sarà lui a impegnarsi nell'educarlo alla fede. Non va a messa la domenica quando il figlio va a catechismo, ma non è uno scandalo. Scandalo vuol dire impedimento a credere, certo che lo è. Perché se quel ragazzino non vede un genitore che gli dà un buon esempio, ma gli dà l'esempio contrario, quindi non soltanto il genitore non va a messa e pecca contro il terzo comandamento, ma scandalizza il figlio, cioè anziché educarlo alla fede, lo educa alla non fede, cioè alla trasformazione nei confronti del terzo comandamento. Quindi sì, ci sono scandali molto più grandi, però facciamo sempre attenzione a non essere troppo facili nel puntare il dito, perché poi capite, il puntare il dito può trasformarsi in un boomerang, tu lanci, sì, e poi lo torna addosso però, capite? Anche se certamente a livelli inferiori, ecco, ma cosa si fa dinanzi agli scandali? Dinanzi agli scandali si prega e si fa penitenza. E adesso passiamo a Papa Francesco e al comunicato di ieri. Non si punta il dito, ci si raccoglie in unità, si piange, d'accordo, perché si piange, perché i peccati che fanno i nostri fratelli o padri della fede non sono indifferenti per noi, e si prega. E si prega cosa? Il Signore che ci liberi e che ci conceda misericordia e che ripari anche i danni che sono stati fatti con gli scandali. Allora, vi leggo il comunicato di ieri della Santa Sede. Voi sapete che il mese di ottobre è dedicato dalla Chiesa al Rosario. Noi qui dovremmo essere, qui a Sermoneta, come dire, i campioni del Rosario, perché qui si vede la Madonna delle Vittorie, che non è altro che la Madonna del Rosario. La battaglia di Lepanto non l'hanno vinta le armi e le flotte né il Duca Caetani, l'hanno vinta i cristiani che recitavano il Rosario con i combattenti. Per questo, capite? Non è solo folklore. Quindi quest'anno la festa bellissima che faremo e che ha anche la sua bellezza, la dedicheremo proprio alla Madonna del Rosario, recitando il Rosario, portando la Madonna nei nostri quartieri e recitando felicemente e devotamente il Rosario davanti a lei. Questa è un'iniziativa già decisa. Adesso sentiamo il Papa che cosa chiede a tutti noi, poi certamente sta alla nostra coscienza, come dire, ascoltare o non ascoltare la voce del vicario di Cristo in terra e del successore di Pietro. È un momento drammatico per la Chiesa, chiede alcune cose ben precise. Comunicato della sala stampa della Santa Sede. Papa Francesco invita a pregare il Santo Rosario durante il mese d'ottobre. Comincio la lettura. Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli di tutto il mondo, quindi anche voi, uno per uno, a pregare il Santo Rosario ogni giorno durante l'intero mese mariano di ottobre. E a unirsi così in comunione e in penitenza come popolo di Dio nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo, ecco un'altra chicca che poi ne parleremo, la commenteremo, di proteggere la Chiesa dal diavolo, perché il diavolo esiste. Gesù la Maggiore ci ha ricordato che esiste l'inferno, il Papa ci ricorda che esiste il diavolo, non è un concetto, non è una figura astratta. E che cosa fa il diavolo? Sempre mira a dividerci da Dio col peccato e tra di noi, a distruggere le comunità, a dividere la comunità dal pastore e i fedeli tra di loro, a fare la guerra.
a batti beccarsi, a mettersi uno contro l'altro. Diabolo, diavolo in greco significa letteralmente, chi conosce il greco lo sa, diabolo, colui che divide, colui che si mette di traverso, che ci mette gli uni contro gli altri. Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i paesi baltici, il Santo Padre ha incontrato Padre Frederick Formos, Società di Gesù, direttore internazionale della rete mondiale di preghiera per il Papa, e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli a concludere il rosario come? Con due preghiere. Una la metterò subito, già da domani, in fondo alle preghiere che recitiamo al termine della messa, così chi vuole potrà farlo. L'invocazione antichissima, sub tuum presidium, è un'antifona mariana, e con la preghiera San Michele Arcangelo. Sapete quale preghiera? Quella che da 2 anni recitiamo al termine della messa. Stamattina già sono usciti blog di tutti i cosi. Papa Francesco rispolverà inaspettatamente la dimenticata preghiera scritta da Leone XIII alla fine del 1800, proprio per invocare la preghiera dell'Arcangelo contro il diavolo per la Chiesa. E mi perdonerete, insomma, se anche questo è una piccola, piccolissima, diciamo così, nota di personale contentezza, ecco, per questa cosa. La preghiera, ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l'11 settembre a Santa Marta, citando il primo libro di Giobbe, è l'arma contro il grande accusatore che gira il mondo cercando come accusare. Solo la preghiera può sconfiggere, questo mettiamocelo bene in testa, e la preghiera che fa più male al diavolo e all'inferno, ricordate, è il rosario. Non esiste preghiera che fa tanto male al diavolo quanto questa. I mistici russi, i grandi santi di tutte le tradizioni, consigliavano in momenti di turbolenza spirituale di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio, pronunciando l'invocazione sub tuum presidium. Adesso, e proprio poi il Papa continua, l'invocazione sub tuum presidium recita così, c'è il testo latino, ve lo leggo in italiano: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. È una preghiera brevissima, ma potentissima. Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo, per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo, attenzione, sempre più consapevole delle colpe, degli errori e degli abusi commessi nel presente e nel passato, e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga. Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta dal Leone XIII. È inutile che ve la leggo, perché se, come spero, almeno qualche volta siete rimasti alle preghiere che recitiamo al termine della Santa Messa, cosa che è sempre facoltativa, dovreste già conoscerla bene. È la preghiera che Leone XIII scrisse e lui a suo tempo chiese di recitare sempre al termine della Messa, ora non è più obbligatorio, è diventato facoltativo, proprio perché la protezione dell'Arcangelo Michele per la Chiesa contro il Signore del Dio. Quindi con questo spirito vi invito a vivere santamente il mese di ottobre, in particolare i momenti comunitari che vivremo, ma anche a titolo personale, sapete, chi dice ma io lo so, già lo dico. Ah, se già lo dici puoi fare contento il Papa, lo dici uno, facciamo due. Dici ma io lo so, dico già 3 corna al giorno e facciamo 4. E io ne dico già 4 e facciamo 5. Quindi è bene che un rosario del mese di ottobre sia offerto alla Madonna in comunione con il Papa secondo questa intenzione: chiedere protezione della Madonna contro il diavolo per la Chiesa, e terminarlo con la recita dell'antifona sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo. Questo ovviamente spetta alla vostra coscienza. Io, ripeto, lo farò come singolo cristiano e come parroco di questa comunità. Siamo dati Gesù e Maria.